ci sono tanti che sono arrivati a una certa età. Bisogna che la gente mangia la qualità e la tipicità, non quelle cose montate, fate. Storia, bellezze naturali, arte, impresa. Questi pilastri sui quali le Marche hanno costruito il loro primato di regione più longeva d'Italia e d'Europa. Il segreto della longevità della regione Marche nasce dal fatto che sono implacabilmente degli esecutori di quello che ci dicono le Blue Zone. Le Blue Zone sono i 5 posti al mondo dove si campa di più, perché si mangiano frutta, verdura e cereali, perché siccome sono tutti posti in salita bisogna fare un mucchio di attività fisica, non andare in palestra, proprio muoversi. 3, perché famiglia, comunità, collettività sono dei valori fondamentali. Queste cose sono tutte presenti nella regione Marche, insieme ovviamente a quello che poi è un clima straordinario che è un pochino figlio di tutta l'Italia. Sul palcoscenico internazionale di Expo Milano 2015, le Marche presentano la mostra La prospettiva di vita, un percorso curato, oltre che dal professor Bernabei, dallo scenografo Giancarlo Basili e dal sociologo Aldo Bonomi. 15 cortometraggi che raccontano in immagini la formula marchigiana del vivere a lungo. Un modello di vita che bisogna raccomandare di non distruggere dentro le megalopoli. Bisogna tenere in conto un vecchio adagio brodeliano che dice città ricca, campagna florida. Se non si tiene insieme queste due cose, le due polarità sono destinate non a vivere assieme ma a morire. Gli anziani ci dicono questo. Il corteo storico della giostra della Quintana di Ascoli Piceno con i suoi famosi sbandieratori ha contribuito a colorare e animare l'inaugurazione della mostra e a portare un po' di spirito marchigiano sul cardo di Expo Milano 2015. Noi siamo la dimostrazione figurata della longevità. Veniamo dal 400, da Ascoli Piceno, dalla Quintana di Ascoli Piceno, e la longevità dipende dall'aria buona che viene dai monti, che sono molto vicini a noi, e dal mare, che è equidistante.